Buonasera a tutti, ben trovati a una nuova puntata del podcast Podkeepers. L'ospite di questa sera è l'attuale portiere del Catanzaro, Andrea Fulignati. Dopo le giovanili divise tra Empoli e Palermo e l'esordio in Serie A proprio con il Palermo, veste le maglie di Cesena, Empoli, Spal, Perugia e per ultimo Catanzaro, riuscendo a vincere il campionato di Serie C per ben 2 volte proprio con Perugia e Catanzaro. Quando ci sei, Andre? Ci sono, mi sentite? Mi senti? Mi Sì, io sì. senti, Andre? Sì. Bene. Buonasera. Buonasera, Buonasera a tutti. grazie della disponibilità innanzitutto. Niente, un piacere. E vabbè, io ho detto qualcosina della tua carriera, una piccola introduzione, se ci vuoi raccontare qualcosa tu. Sì, no, come dicevi te, ho fatto un po' questo percorso. Sono partito, io ero addirittura in una squadra di Serie B, come Sesto Fiorentino, se stesso. Poi da lì mi hanno notato Perinetti, che lui era ancora a Siena in quei tempi, faceva il direttore a Siena, però l'anno in cui diciamo, io ero in questa squadra di Serie D, l'anno dopo si era andato a Palermo, quindi ho fatto varie provine così, mi hanno portato giù. A Palermo, dove ho fatto l'anno di giovanile, poi sono rimasto lì 2 anni in prima squadra a fare il terzo portiere, poi ho fatto l'anno di destro strappo, di solito sono andato a Palermo, poi sono andato a Cesena, e poi Empoli, insomma tutto il giro che ho detto prima di arrivare a Catanzaro. Beh, beh. Sì. Pensi che, come prima domanda, l'esordio in Serie A sia stata una svolta quasi cruciale della tua carriera? Allora, quello sicuramente è stato importante per permettermi l'anno dopo di trovare Cesena come squadra in Serie B, quindi riuscire a trovare magari una squadra che mi desse la fiducia di poter iniziare subito in Serie B, perché praticamente io facendo 2 anni di fila al terzo portiere a Palermo, poi dopo non avevo fatto né esperienze nella Serie C, nemmeno un'altra esperienza, se non quella Serie D, ma avevo ancora 16-17 anni, erano ovviamente giovanissimo. Quindi praticamente quell'esordio e quelle 9 partite che feci in quell'anno lì, purtroppo disastrose, perché poi con Palermo, credo facesse in Serie D, mi garantirono la possibilità di avere quel tipo di mercato, quindi fu importante, diciamo. Ok. Tolto archiviato Palermo, ho parlato dei 2 campionati vinti, già diciamo carriera inoltrata. Ti volevo chiedere un po' la differenza tra i 2 campionati, perché uno diciamo è stato dominato con il Catanzaro, l'altro un po' più sofferto quello con il Perugia, se non sbaglio. Sì, no, quello col Perugia fu molto più sofferto perché lì ci fu una lotta fino alla fine, praticamente con il Padova che addirittura era anche sopra di noi di 7 punti quando mancavano poche giornate alla fine, quindi diciamo che le speranze erano anche ridotte abbastanza al minimo. Loro fecero un brutto finale, noi invece siamo riusciti a fare un filotto di 5-6 vittorie consecutive e le abbiamo riprese. Siamo arrivati a pari punti, poi ci fu la differenza di scontri diretti e quindi praticamente ci premiò appunto lo scontro diretto. Invece diciamo l'anno scorso io ho sempre detto che eravamo il primo team, ovviamente, perché già quando un attimino il Crotone ci ha mollato, noi dopo abbiamo preso in largo e poi perché ci siamo fare un campionato incredibile, quindi sono state un po' due vittorie diverse. E si può dire, dopo a posteriori, qual è stato, diciamo, il più goduto, il più, come posso dirti, quello che ti ha dato più soddisfazione? Ma allora, io le differenze
le differenze un po' così, nel senso che io purtroppo personalmente l'anno di Perugia poi alla fine del campionato l'ultima partita non l'avevo giocato, ho fatto un derby con Gubbio e visto che era la partita, quindi un po' nervoso ho deciso di farmi il ciclista, guarda, in questo momento non ti posso, così sei un po' fuori di lucidità, diciamo, non ti posso fare male. Quindi entrò al posto mio Minelli, Stefano, fece bene, fece pure il campionato. Io sinceramente ero contento come se avessi fatto praticamente tutta la stagione, avevo fatto 30 partite. E la vittoria arrivò, come ho detto prima, in un momento che magari non ci si sperava, cioè non ci si sperava, non ci si credeva neanche più, perché avendo 7 punti da recuperare sembrava difficile. E però fu bellissimo lo stesso. Quella dell'anno scorso è stata una cavalcata incredibile, diciamo che sono riuscito poi all'inizio alla fine a fare bene insieme a tutta la squadra. La cosa magari che la rende un po' più bella magari che quella dell'anno scorso è che l'entusiasmo che abbiamo ricevuto dalla piazza, dalla città, da tutti, visto che comunque Catanzaro mancava da tanti anni, è stato fantastico. Sono state bellissime tutte e due, magari anche diverse, quella dell'anno scorso qualcosina in più, visto che comunque il Catanzaro era tanto tempo che mancava. Avvertito un entusiasmo incredibile. Tra l'altro, l'anno scorso la promozione è condita anche da 24 clean sheet, se non sbaglio, no? Che fu il record di tutta la Serie C. Io, tra l'altro, ho avuto modo di vederle anche le partite, gli highlights di queste 24 partite. Perché, sai, una squadra che stravince il campionato, sì, il portiere fa 24 clean sheet, si tende anche un po' a sminuire il lavoro del portiere, se mi permetti. Invece. Da questi highlights si evince comunque che sono stati interventi importanti anche magari con squadre medio-piccole, ma sul risultato, ecco, sullo 0-0, sulla parità, non solo magari le parate fatte al risultato acquisito, diciamo. No, c'è stato un po' un mix, sono stati momenti in cui magari la parata è servita anche con un risultato più di equilibrio, ci sono stati anche altri momenti in cui magari la parata ci può essere servita per evitare quello che poteva essere anche a risultato più rotondo, un gol, che sono 3-1, non ricordo, perché in tante occasioni siamo ritrovati spesso anche in largo vantaggio, avendo comunque, come ho detto prima, una squadra secondo me oggettivamente troppo superiore per la categoria. Però io penso che comunque sia stato importante entrambe le cose, ovviamente con il risultato di equilibrio quello è fondamentale, però anche al risultato acquisito, quello che siamo riusciti a fare è stato importante perché comunque dà fiducia a tutti, magari, che ne so, ci può essere che fai sempre 2 o 3 gol a partita, però poi ti fanno un mezzo tiro e subisci gol, come posso dire, ti dà fastidio anche al lavoro che può essere personale, specifico Esatto. nostro, di squadra, dei portieri, no? Quindi riuscire a portare le partite a casa senza neanche subire gol ti dà quella spinta in più, quella consapevolezza in più di dire siamo forti, oggettivamente siamo forti. Sì. In una conferenza stampa hai anche parlato, ecco, della differenza che hai trovato poi salendo di categoria sulla differenza del, ecco, fai un mezzo errore, fatto proprio questo esempio, fai un mezzo errore in Serie C, magari ti va bene, non ti puniscono come in Serie B, quando in Serie B invece non puoi permetterti neanche mezzo. No, è così, la differenza sta lì, così come il gradino più alto sarà sicuramente uguale in Serie A, cioè la differenza sta lì. No, l'anno scorso spesso c'erano dei momenti in cui magari la partita in Serie C, se stavi 3-0, che era il 50esimo, anche inconsciamente un po' l'attenzione andava giù e capitava che l'occasione che potevano avere loro, magari o la tiravano fuori o magari sbagliavano l'ultimo passaggio. In Serie B, cioè non succede, in Serie B non succede, sbagli una minima lettura individuale, che possa essere del portiere piuttosto che di un difensore o di un centrocampista, così le percentuali che ti fanno gol si alzano drasticamente.
a volte finisci le partite che dici io oggi non ho fatto niente perché non ho toccato la palla, preso un gol. La differenza sta lì. Sì. Ande, potresti per caso alzare un po' il volume del microfono? Perché mi stanno dicendo, ecco, dalla regia che si sente un po' basso. Allora, vediamo come si fa. Penso così si sente un po' di più. No, Aspetta, uguale provo. prima. Perché sì, mi stanno dicendo che si sente un po' basso. Io ti sento bene perché ho le cuffie. Però Impostazioni, da... audio è al massimo. Ah, ok. Adesso non ti sento proprio. No. Ora? Oh, Ah, ok, adesso perfetto. ok, forse perché c'era. Ah, Sì, perché sì, sì. c'era. Sì, c'era l'audio dell'iPad anziché questo qua del microfono delle cuffie. Ah, ok, adesso ti Ok, sento chiaro e tondo. Dicevamo della differenza, ecco, eravamo rimasti alla differenza che hai trovato poi trovato, ritrovato tra la Serie B e la Serie C, però vista, ecco, con la stessa squadra con cui avevi conquistato il campionato l'anno prima. sì, appunto. Questo, come dicevo prima, la differenza è lì, minimo errore e spesso vieni punito, quindi la differenza è quella, devi sempre, bene o male, devi sempre mantenere l'attenzione alta ogni volta che sei a ridosso dell'area o si avvicinano perché veramente i giocatori sono forti e se li lasci in mezzo occasione spesso e volentieri ti puniscono. Ok, e quanto cambia invece quando la palla, diciamo, ce l'hai tu? Non quando magari sei sotto pressione perché la palla ce l'ha l'avversario, ma quando la palla ce l'hai tu, cosa cambia? Ecco, nel giro palla, ci vuole sempre più attenzione. Sì, Quando allora, tu magari il pressing diverso. ormai il calcio è un po' cambiato in questo, quindi si vede sempre più il portiere che viene utilizzato in queste fasi, no? Poi, sinceramente si sta vedendo, cioè, o meglio, io quello che ho visto un po' quest'anno, spesso e volentieri è capitato di trovare due, diciamo, situazioni un po' differenti, che sono quando le squadre ti vengono a pressare proprio in maniera altissima, con ritmi altissimi, a tutto campo, quindi lì diventa ancora più difficile. O comunque quando magari ti aspettano un po'. Come magari succede poi anche in base all'andamento del campionato, spesso le squadre cambiano un po' di atteggiamento, magari tendono ad aspettarti un po' di più, e lì ovviamente per noi la partita cambia quando abbiamo la palla, perché comunque sei un po' meno nel gioco, però comunque devi sempre tenere l'attenzione su, perché basta una ripartenza o una volta che perdi palla anche magari a metà campo e l'azione arriva veloce. Invece, quando magari trovi squadre che ti vengono a pressare un po' di più, cioè un po' più alte, fino magari anche dentro l'area di rigore, io credo tanto che la cosa che funziona di più è l'organizzazione di squadra di tutti, perché, cioè, al di là di tutto, fenomeni coi piedi, portieri, non ce ne sono pochi, ci può essere quello proprio bravo, quello un po' meno bravo, la differenza la fa l'organizzazione che può avere una squadra, quindi la posizione che va a prendere un difensore per darti magari una linea di passaggio, la capacità di giocare anche sotto pressione, magari di fidarti di fare un passaggio al compagno anche se lo è marcato, perché magari ti gioca di sponda, cioè è un po' tutto un insieme di cose. Ok, e a livello personale invece quanto conta proprio la fiducia che senti magari dall'ambiente, dall'allenatore, o dai compagni? Perché comunque giravo un video un po' di tempo fa, ecco, di un'uscita che aveva fatto il Catanzaro dal basso, dove tu facevi una scavicchiata dal limite dell'area quasi fino alla tre quarti, poi sponda del centrocampista e ripartenza. Diciamo, questo non è un gesto puramente, diciamo, proprio del portiere, no? La scavicchiata all'attaccante, però comunque tu l'hai fatta bene, cioè lì conta più la tecnica del portiere o la fiducia? Vabbè, lì, allora, lì un
un po' di confidenza col gesto tecnico ci vuole, altrimenti magari non ti viene. Però al di là di quello che serve è appunto quello che dicevo prima, cioè la differenza la fa il sapere che in quella zona di campo dove tu vai a mettere la palla c'è un tuo compagno. E se magari non c'è, ci va per ricevere appunto quella palla che gli stai mettendo te. La differenza è tutta lì, perché altrimenti cioè, puoi essere bravo quanto ti pare, ma non sei efficace. E quindi se non sei efficace, perde tutto il castello casca, perché perde tutto senso. Invece l'organizzazione di tutti sta proprio lì, e questo poi fa sì che ci sia fiducia nell'ambiente, ci sia fiducia tra di noi compagni. Ci sia la consapevolezza che comunque quello che ci cerca di far fare il mister ci porta dei vantaggi, perché magari, come è successo in quell'occasione lì, non mi ricordo, forse poteva essere a Genova, ora di Sì, mi preciso sento contro lo non mi Sampdoria. ricordo, però noi con una squadra che era venuta in pressione fortissima, con praticamente tre passaggi a una sponda, siamo arrivati a calcio in porta. Con 3 o 4 di noi, non mi ricordo, che attaccavano, e 2/3 di loro che difendevano. Quindi sei arrivato con tre passaggi, possono essere stati anche rischiosi, ovviamente, perché chi prova a fare questo tipo di calcio è in dubbio che debba prendersi dei rischi. Siamo arrivati a creare una superiorità numerica e con un'occasione da gol. Quindi, nel senso, tutto questo ti dà fiducia a noi che lo facciamo. E che crediamo in quello che chiede il mister, e ovviamente dà fiducia anche all'ambiente, che vede, dice, questi ragazzi provano a fare un qualcosa che porta dei frutti. Poi dopo, ovviamente, non sempre ci riesci, per l'amor di Dio, però è un po' quello il discorso, l'organizzazione di tutti, diciamo. Sì. A proposito di quella partita contro la Sampdoria, io ho visto una conferenza stampa dove ti chiedevano quale fosse stata la parata più difficile di quella partita e in generale del campionato, e tu avevi risposto la parata sulla punizione deviata. Perché ti Sì. chiedevano la parata sul calcio d'angolo, dove tu hai fatto una grande parata che però hai detto ti era risultata semplice per il piazzamento giusto perché avevi visto la palla. Sì, mi ricordo. La pensi ancora così? Cioè, è più importante, sarà più difficile quella sulla punizione perché c'è stata l'imprevedibilità? Eh sì, perché quando hai la fortuna e la bravura di riuscire a prendere la posizione nel tempo giusto, dopo diventa anche più facile fare l'intervento, ovviamente. Mentre in quella posizione io c'era già stato un trasferimento verso dove ero convinto sarebbe arrivata la palla, poi con la deviazione ho dovuto praticamente cambiare strada e tornare dalla parte di là. Quindi lì c'è stata un po' di fortuna, perché, come mi sembra dissi anche in quella conferenza, se la palla fosse stata un po' più a sinistra, mi prendeva il contropiede e non ci sarei arrivato. Invece, per fortuna, mi ha preso il contropiede, però è rimasta abbastanza nella mia disponibilità, quindi è bastato tornare verso sinistra e staccare, sono riuscito a prenderla. Però era stata una parata più complessa di quella del calcio d'angolo, che comunque arriva al cross, prende posizione, vedi il tiro di testa, stacchi, ci arrivi, fine. Quello sono esercitazioni che magari le riesci anche a riproporre, mentre invece un tiro con la deviazione è più una cosa istintiva, lo puoi anche rifare, però non è che ti alleni giovedì per le deviazioni della domenica. Ti ci puoi allenare, ma poi magari arriva una deviazione che non hai provato, quindi Totalmente è più diversa, prevedibile. certo. A proposito di allenamenti, io so che adesso lavori con il mister Zambardi. Se Sì, dovesse sì, vedere la sì. puntata, lo saluto, colgo l'occasione per salutarlo. Sì. E io ci ho lavorato un po' di tempo con lui e lui voleva parecchio questo stare alti, molto alti, anche sempre in bisettrice, anche se la palla sta nell'area opposta del campo. Sì, Come ti stai trovando con questo metodo? Io so che lui diceva che i suoi portieri facevano anche dai 5 ai 6 km a partita. Io non so se adesso ti monitora, No, allora però non ti so, ricordo perché, questa non lo cosa. so perché ci avevamo provato a mettere, forse aveva preso dei parastinchi con GPS, però poi dopo non l'ho mai usato in partita, quindi non lo so se c'è un modo perché GPS non me ne metto, quindi se c'è un modo per monitorare quanti chilometri facciamo non lo so. Però
Questa fu una delle prime cose che mi disse l'anno scorso quando partimmo in ritiro a Moccone, sopra in Sila, di appunto questo posizionamento, di fare una specie di proiezione della bisettrice anche più avanti della porta, quindi di mantenere sempre quella posizione palla porta per essere comunque più vicino a un'eventuale traiettoria, se ci dovesse essere un lancio lungo o un'imbucata, quindi essere sempre in una posizione che ti permetta di arrivare nel meno tempo possibile all'intervento sulla palla. E ovviamente lui diceva che se tu inizi a salire e stai centrale con la palla comunque si sposta o verso destra o verso sinistra, qualora ci dovesse essere una palla in profondità in quello spazio lì, tu partendo dal centro hai sempre più tempo e più distanza da dover fare per andare su a fare l'intervento. Tant'è vero che poi ovviamente noi è una cosa che ci si è sempre lavorato e non sempre lo riesci a fare, perché a volte magari in partita basta una frazione di secondo in cui te la scordi e perdi quella posizione e dopo può succedere. Per esempio mi sembra che io ho fatto un rigore a Venezia in cui molto probabilmente non ero perfettamente messo con la palla spostata, diciamo, alla mia destra, quindi alla sinistra del Venezia, non ero sicuramente spostato giusto in quella bisettrice lì, e quando la palla è partita, la cosa che fa tanto è anche la lettura, perché essendo centrale ti cambia di tanto anche la lettura, perché tu se sei verso la palla, quindi già spostato, leggi la traiettoria in un modo. Se sei centrale hai una lettura un po' differente. Infatti sono partito, sono arrivato di mezzo secondo dopo e ho fatto rigore, purtroppo. Quindi è una cosa su cui ci si lavora e io mi sto trovando anche bene, perché comunque ti fa essere sempre bene o male posizionato giusto. Però è chiaro che comunque porta a, diciamo, spostarsi 90 minuti su 90 anche in ogni singolo passaggio, passaggio, spostamento, cambio di gioco, spostamento magari un po' più lento, non uno scatto, però come diceva lui, meglio ma magari spostarsi piano prima, invece di fare lo Infatti, scatto di la più lento. chiave, di tutto questo lavoro sta nella lettura, nel riuscire leggermente, e questo si può fare soprattutto quando comunque c'hai l'azione che è lontana, ti aiuta tanto quando l'azione è lontana, magari che ne so, prevedere che ci possa essere un giro palla, quindi magari che dal terzino vai all'altro terzino, oppure un centrale che apre la palla su un terzino, per esempio, e tu anticipando questa lettura magari puoi già andare a prendere di qualche metro quella posizione che ti permette di essere fermo quando poi entra in possesso di palla. In questo caso l'ho fatto l'esempio del terzino, mettiamo il terzino che qualora dovesse decidere di scoprire palla e fare un lancio in profondità, quindi tra la linea difensiva e il portiere, se tu hai già preso quella posizione un po' spostata, sei già pronto per andare. E quindi comunque quello è importante, riuscire ad avere questo piccolo anticipo di dove possa andare la palla, perché ti permette di andare un attimo prima a prendere quella posizione lì. E poi sei in movimento. Durante la partita sei sempre in movimento. Comunque è una cosa che ti aiuta Ti aiuta anche a anche essere alla sempre concentrazione, sì. Sì, concentrato, no? sì, sì. Tra l'altro, diciamo, del portiere che gioca fuori se ne parla negli ultimi, diciamo, 2 o 3 anni, forse qualcosa di più. Lui questa cosa me la disse già 6-7 anni fa. Quindi, perché poi si parla, è facile parlare, il portiere deve giocare alto, però non si sa con quale criterio, non si sa con quale metodologia. Facile magari da fuori, sì, il portiere deve stare alto, però non si sa quanto lavoro c'è dietro e il lavoro dietro ce l'hai appena spiegato. Fa sempre, ovviamente, tutto questo discorso anche fa sempre parte di un concetto e di un credo che è quello dell'allenatore, perché poi ovviamente Zamba è tanti anni che è con Vivarini, quindi sa quello che vuole Vivarini, e lui sa che già l'anno scorso, arrivando in una squadra che da pronostico davano per favorita, o comunque insieme al Crotone che si sarebbe lottato il campionato di C, una squadra quindi di vertice, sai che tendenzialmente avrai un approccio alle partite comunque aggressivo, quindi andrai a pressare, sarai sempre con la linea alta. A quel punto lì mi serve che anche il portiere mi dia una mano nell'eventuale spazio che si crea tra la porta e la linea difensiva. E quindi serve a quello riuscire a avere una distanza che non sia troppo, troppo grande con la linea difensiva. Quindi se la linea difensiva sale, anche il portiere voglio che salga. È stato un po' questo il. Ovviamente quest'anno per esempio in Serie B sono capitate alcune partite in cui
per forza di cose, se sei andato a difenderti un po' più basso, lì magari si mantiene sempre quel movimento, sempre tra palla e porta, diciamo, però ovviamente sei già un po' più dentro l'area, perché comunque la squadra sta un po' più bassa e non c'è bisogno di stare troppo alto. Quindi la differenza sostanziale è quella. Ok. A livello invece magari di difficoltà che hai trovato nella metodologia, magari che ne so, stando troppo alti, magari trovare la posizione tornando all'indietro, non so, ho fatto un esempio. Sì, Magari. è un esempio giusto, perché spesso sono due le cose. Una è quella lì che hai detto te, comunque di recuperare poi la posizione, perché può capitare che magari l'azione è veloce e tu devi scappare subito verso la porta, e lì il consiglio è quello che mi disse che voleva Zamba, mi ha dato subito una grande mano, perché poi provando a rifare ho trovato subito feeling in quello che facevo. Cioè, di cercare subito il centro della porta. Tendenzialmente, magari anche quando perde quello che succedeva, come azione, come sviluppo dell'azione, prima cosa andare a recuperare la porta. Di modo che tu, una volta che hai deciso e visto che comunque l'azione, per quanto riguarda anche coprire la profondità o la linea difensiva, è finita, ci sarà uno sviluppo che molto probabilmente potrebbe arrivare a crossare, a calciare in porta, o comunque avvicinarsi alla porta. La prima cosa è abbandonare tutto e ritornare in porta. E poi dalla porta iniziare a fare sempre i movimenti, poi dopo in base a quello che succede. E poi l'altra cosa che è un po' rischiosa e va gestita bene è non essere in movimento. Perché spesso può capitare che magari tu, facendo tanti spostamenti così, o dovendo recuperare la porta da posizioni un po' più alte, c'è il rischio che poi ti trovi in movimento, e quello è deleterio. Quello è un pericolo grosso, perché dai movimento poi si fa fatica a fare qualsiasi cosa. Quando l'azione si avvicina bisogna cercare di essere più fermi possibile. Sì, perché penso ci sia una differenza mondiale tra trovare la posizione, che ne so, dalla linea andando avanti, chiudere la classica bisettrice, invece trovarla scappando all'indietro, guardando anche la palla. Penso ci sia tutta la differenza del mondo. Sono due cose completamente diverse, completamente diverse. Tanto è vero che io l'anno scorso, analizzando una partita con Zamba, avevamo fatto la partita, se non mi ricordo male, a Cerignola, quindi era o la terza o la quarta di campionato, non mi ricordo. Nello sviluppo di un'azione in cui la palla va sull'esterno d'attacco, mi sembra alla nostra destra, diciamo, quindi l'esterno di sinistra di loro, io faccio un recupero porta e mi ritrovo fuori dalla porta. Cioè, praticamente, se questo mettiamo caso che c'è, cioè, sul primo palo io ero fuori di 1,5 m, poi me ne accorgo, perché dopo me ne accorgo e ritorno dentro. Però era una delle prime partite in cui comunque facevo anche questo tipo di movimenti ricercati, perché comunque mi veniva chiesto, e mi sono ritrovato fuori dalla porta. Cioè, quindi lì poi lui mi disse: guarda, occhio, perché quando recuperi porta, mi raccomando, punta subito al centro. Punta subito al centro della porta, poi da lì metro più, mezzo metro più, mezzo metro meno, in base a dove la palla, ti regoli. Però prima cosa, punta al centro della porta, perché si rischia a volte di perdere i riferimenti e te ne vai fuori, o comunque non sei in posizione. Sì. E a livello fisico invece come ti trovi? Cioè, ti stanca? Magari, ecco, stare 90 minuti sempre in movimento, sempre. Allora, sinceramente no, io credo che comunque come caratteristiche sia io che anche Andrea Sala siamo tutti e due portieri comunque abbastanza dinamici, quindi nel senso non soffriamo più di tanto anche il muoversi. Poi in più, facendo anche tanti allenamenti con la squadra a volte, quindi sei sempre, a volte facciamo dei possessi, prendiamo parte anche noi a questi possessi, poi magari facciamo delle esercitazioni di costruzione, quindi già anche durante gli allenamenti tendi sempre più a allenare anche quello che può essere un po' di più le corse, e poi in più facciamo anche una tipologia di forza che comunque ci stiamo trovando bene, non è troppo invasiva, e ci permette di essere anche durante la settimana sempre pronti per poter fare, appunto, con la squadra, che ne so, degli sviluppi dal basso, che magari prepara il mister, dei possessi. Quindi comunque
arrivi alla partita che sei allenato anche a fare quei movimenti lì, quei tipi di corsi lì, di corse lì. Sì, si era un attimo bloccato. E a proposito di allenamento, c'è un, diciamo, un gesto tecnico che tu senti tuo, una cosa che è, diciamo, la tua qualità migliore, oppure un gesto tecnico che vorresti magari migliorare? Allora, io sono sempre stato convinto di essere un portiere che comunque non ha grossi problemi a andare a giro per l'area a prendere magari anche palle alte, cross, cose così. Infatti mi viene un po' da ridere perché ultimamente abbiamo preso 10 gol di testa e quindi uno potrebbe dire: ma questo è ubriaco, ma che dici? Invece no, nel senso, sono sempre stato convinto. Poi ovviamente riconosco anche che ci sono delle difficoltà ultimamente perché la velocità di palla è sempre maggiore e quindi magari a volte sta diventando sempre più difficile riuscire anche a essere magari un po' padroni dell'area. Quindi allo stesso tempo sono convinto che sia una mia caratteristica sulla quale magari anche negli anni passati non ho mai avuto grossi problemi a prendere il pallone, magari uno quando vede partire il portiere dice: ma questo dov'ha? E allo stesso tempo sono consapevole di doverla, cioè, migliorare, ma anche, cioè, consolidare, nel senso tenerla sempre a uno standard alto, quindi anche durante gli allenamenti riuscire a farle, perché comunque, cioè, dai una mano alla squadra, prendi fiducia perché comunque un portiere che esce e prende la palla prende fiducia anche lui, e quindi, cioè, è allo stesso tempo sia una caratteristica che credo di avere, e allo stesso tempo una cosa che comunque devo continuare a lavorarci perché si può fare anche dei miglioramenti. Bello, ma bello, è un bel ragionamento, magari di far diventare, ecco, un punto di forza proprio la tua caratteristica principale, allenandola ancora di più, cioè non adagiarti sul, ecco, tu pensi che sei bravo sulle uscite alte, lavorarle ancora di più proprio per eccellere nel settore, diciamo. Sì, no, ma anche perché ci sono tante dinamiche, non è magari solo la palla alta in sé. Io di queste cose spesso ne parlo anche mentre le facciamo con Andrea, con Sala, con l'altro portiere. Cioè non è solo la palla alta in sé, perché dalla palla alta può nascere qualsiasi cosa, ci può essere una lettura che magari dici non esco, è uno che ti calcia in porta, quindi devi ritrovare la posizione. Se guardiamo le partite, sono tantissimi i gol che vengono, soprattutto in Serie B, cross e tiro, che può essere di testa, può essere un cross basso e uno che arriva a tirare da dietro, cioè le tipologie sono un po' queste. Quindi dietro la palla alta in sé c'è proprio tutto un lavoro, cioè, differente. Non è solo metto in porta, cross mia, esco e la prendo, cioè, non è solo quello. Quindi, cioè, la velocità di palla, magari la domenica puoi giocare contro un mancino che gioca a destra e che quindi può avere il piede invertito e ti fa un tipo di cross diverso, ci può essere uno che arriva e crossa tagliato in corsa, ci sono tante cose. Quindi durante la settimana uno se riesce il più possibile in allenamento, secondo me possono essere utili proprio quando arrivi alla partita. Tanto bene o male sono quelli, no? Gli input. Io credo che un portiere che arriva a giocare in Serie B, se lo metti in porta, le parate le fa, cioè in qualche modo parare ci riesce. Sono tutti gli input che uno riesce a dargli avvicinandosi alla partita che gli fanno tenere alta l'attenzione, che secondo me possa fare la differenza. Uno di questi, sono convinto, possa essere quello, le palle alte. Ok, e detto questo, in allenamento pensi sia più importante la ripetitività di un gesto oppure avere diciamo delle alternative, come posso spiegarti, che ne so, fare 100 volte l'uscita alta, terzo tempo classico, oppure metterci come posso spiegarti? Qualcosa di diverso, che ne so, uscita alta e poi il recupero porta. La Io variabilità sono dell'esercizio, sì, no, diciamo. io sono più per quello, sono più per quello. Poi ovviamente
Dipende sempre anche da quello che vuole il mister come obiettivo del lavoro, nel senso ci può essere il giorno in cui a lui interessa che tu fai 100 uscite alte in terzo tempo e quindi gli va bene quello, oppure ci può essere il giorno in cui dice sì, mi interessa quello, ma può succedere anche che durante un'uscita alta ti scappa la palla alle mani, quindi devi, oppure la respingi male di pugno, devi ritornare in porta. Cioè, io credo che come un po' in tutte le cose serva tutto e nel giusto mix, nel senso... È normale se per esempio io a volte mi accorgo che ne so gli dico al mister Zamba gli dico Zamba a volte vado a fare delle deviazioni sulla destra in cui mi accorgo che di non mettere bene la mano in quel caso lì magari potrebbe anche essere utile che ne so farne 12 di fila ti faccio un esempio in cui magari cerchi di trovare confidenza con quel gesto tecnico lì perché magari al momento non ti senti proprio a tuo agio. Però poi per quanto riguarda la dinamica di tutto l'allenamento, ovviamente poi decide il mister, ma credo sia un mix, no? Fra quello che pensa lui ci sia di bisogno come obiettivo anche l'allenamento. Se, come ho detto prima, se c'è bisogno di fare un esercizio in una determinata maniera per un determinato numero di ripetizioni, lo fai, altrimenti puoi fare delle cose più situazionali, più anche variabili. Ok, e c'è una preferenza della settimana tipo? Ma guarda, noi Del abbiamo. giorno, hai preferenze, ecco, magari forza il giorno 1, giorno 2, giorno 3, oppure ti adatti Ma bene ad ogni io tipologia sì, di no. allenamento? Sì, per quello noi siamo abbastanza. Cioè, non abbiamo proprio uno standard preciso. Tendenzialmente lo facciamo la forza 2 volte a settimana. Quindi, nel senso, può essere la settimana in cui magari arrivi meno stanco dalla partita, quindi poi magari giorno libero al rientro, a volte se vediamo che stai bene la facciamo subito, il primo giorno facciamo subito forza, la facciamo poi in campo e poi il giorno dopo magari lavori col mister in campo, oppure a volte facciamo che lavoriamo al giorno di rientro e facciamo la forza il giorno dopo, quindi al secondo giorno della settimana e poi la rifacciamo al quarto, quindi diciamo facendo 2 volte a settimana, nel senso noi c'era un'organizzazione di lavoro abbastanza precisa. Non è detto che sia sempre gli stessi giorni, magari a volte una settimana io gli dico, guarda, mister, facciamola domani perché magari oggi ho viaggiato, ho fatto questo piuttosto che quest'altro, preferisco farla domani mattina. E quindi la facciamo il giorno dopo, altrimenti di solito facciamo sempre 2 volte a settimana, il giorno del rientro la forza, poi il giorno dopo lavoriamo in campo, il giorno dopo ancora rifacciamo la forza, che poi di solito col mister si fa tipo un amichevole o tra di noi o con la primavera. E poi gli ultimi 2 giorni prima della partita è solo lavoro in campo con Zamba, col mister. Ok. Quindi, diciamo, in base al preparatore dei portieri che hai, riesci comunque a adattarti bene? Sì, no, per quello non ho nessun problema. Io ogni volta con tutti gli allenatori, meno male, ho sempre detto, mister. Allenamento decidi te, io mi adatto a quello che mi dici te. Poi ti posso dire, guarda, stasettimana ho fatto questo piuttosto che quest'altro, mi sono trovato così. E lì magari uno ci ragiona e dice, boh, vediamo la prossima settimana di cambiare qualcosa. Però io tendenzialmente non ho mai avuto problemi a fare quello che mi veniva chiesto. Quindi nel senso, l'allenamento lo lascio tranquillamente decidere al mister, ci mancherebbe altro. Ok. E durante la settimana sei uno che studia l'avversario, studia la squadra avversaria, magari i tiratori, quanto tempo dedichi extra campo, diciamo, non a campo, a casa, allo studio della partita della domenica? Ma allora, io di solito il giorno prima della partita, anzi a volte anche, sì, vabbè, un po' il giorno prima, facendo, poi comunque noi facciamo tanti video anche col mister, con Vivarini, quindi video di squadra dove comunque vedi un po' tutto. Poi magari nello specifico quando ci avviciniamo un po' di più alla partita. Anche perché comunque con Zamba, col mister, già tendenzialmente dal giovedì, in base anche all'individualità che puoi trovare a sabato, alla partita, andiamo a fare degli esercizi già più improntati, diciamo, per quello che puoi trovare la domenica. Quindi magari, che ne so, il mister guarda le occasioni maggiori che possano aver avuto la squadra contro cui giochiamo, quindi le dinamiche che ne so, sviluppano in una maniera piuttosto che in un'altra, hanno questo giocatore che magari tende a tirare o a crossare da queste posizioni col sinistro, col destro, e quindi poi vai ad adattare e organizzare anche tutto il lavoro in base a quello. E poi magari anche con dei video personali, noi quando siamo
al giorno prima della partita o il giorno partita, guardiamo un po' tutto. Quindi, Ok, invece tu ti riguardi? Dopo la partita ti riguardi? Parte con il mister, che so che lo fa, da solo ti piace riguardarti il giorno dopo la partita? Sì, no, io quello sì, cerco sempre di riguardare tutto, bene o male, tutto quello che si fa, perché comunque, cioè, sono sempre tutti spunti per migliorare o per cercare di capire se quello che hai fatto va bene o se si poteva fare in un'altra maniera, se si poteva fare meglio. Quindi sono tutti spunti e ovviamente insomma, è importante, quello è importante riguardare le partite, perché comunque è da lì che poi dopo prendi coscienza di quello che è successo, cerchi di capire se potevi fare qualcosa di diverso, perché dovesse succedere nelle partite successive, si spera sempre di avere un miglioramento in quello che ti capita nelle partite, Ok. A proposito di miglioramento, dalla chat, mi chiedono in cosa pensi di essere migliorato di più nel corso degli anni? no? Ma io credo nella tranquillità. Guarda, faccio appunto riferimento all'episodio di Perugia, che praticamente a me mi costò quelle ultime 8 partite, anche se poi dopo per fortuna abbiamo vinto lo stesso, quindi sono contento uguale, però in quel periodo lì io ero realmente un po' nervoso, perché comunque ero dispiaciuto dall'errore che avevo fatto nel derby col Gubbio. Dispiaciuto dalla sensazione di comunque stare in qualche modo perdendo di mano il campionato, perché oggettivamente il Padova che ti va a più 7, mancavano 8 partite, dici è dura, adesso è dura, senza scontro diretto, senza niente, andare a recuperare i 7 punti non è semplice. Quindi realmente io ero un po' nervoso dentro di me, si vedeva un po' che non ero sereno. E credo che in questi ultimi anni di aver un po' migliorato quell'aspetto lì, nel senso di cercare di stare più tranquillo durante le fasi dell'anno, no? Che comunque le annate sono tutte uguali, non parlano in un modo e finiscono sempre nello stesso modo. Ci sono un po' dei momenti in cui le cose vanno meglio, dei momenti in cui le cose vanno un po' peggio, e la gestione di quei momenti lì è importantissima, soprattutto nel nostro ruolo, perché comunque è un ruolo molto più delicato. Soprattutto ultimamente, che sei anche soggetto a essere chiamato più in causa, vuoi per il gioco coi piedi, devi comunque continuare a parare perché il portiere nasce per quello. E quindi c'è bisogno di avere sempre uno standard alto di lucidità, cioè di non essere mai troppo impulsivi. Non è semplice, perché poi spesso i portieri, lo dicono tutti, sono quelli un po' più magari carismatici, quindi a volte anche impulsivi, però riuscire ad avere un equilibrio in questa cosa giusto è fondamentale. Io penso e spero di esserci riuscito a fare un po' un miglioramento rispetto alle stagioni precedenti. Ok, mi ha dato un buono spunto perché si è sempre detto la classica frase per il portiere deve essere un po' matto. Io personalmente, non voglio entrare nei meriti, però io personalmente non l'ho mai vista così. Io penso che il portiere deve essere magari anche calcolatore, freddo, ragionatore. Tu come la vedi a proposito di No, il questo? portiere deve essere matto, ma deve essere il più matto di tutti, perché deve essere talmente matto che purtroppo è l'unico che non può mai perdere la lucidità. La verità è quella, cioè tutti Paradosso. possono. È così, tutti possono sbagliare, qualsiasi giocatore. E il portiere no. Poi non è detto che non sbagliano, perché sbagliano anche i portieri, però come principio di chiave, cioè il portiere non può sbagliare. E quindi sei, per scegliere quel ruolo lì, vuol dire che sei più matto di tutti, perché ti prendi delle responsabilità che magari non tutti si prendono. Poi non è che siamo fenomeni scesi dal cielo, ci mancherebbe, siamo persone tutti. Ovviamente siamo isolati in questo nostro vivere, però, come ho detto prima, più uno riesce a stare in pace con se stesso, essere equilibrato, e sono convinto che più i risultati si vedono, perché comunque bisogna essere proprio lucidi e attenti in tutte le situazioni che capitano durante una partita, perché altrimenti si rischia di avere
gli alti e bassi, che secondo me per un portiere sono la peggio cosa di tutto. Magari, che ne so, fai tre parate durante una partita che magari la gente dice è bravissimo, guarda che... e poi dopo ti capita di avere quell'incertezza che purtroppo nel nostro ruolo costa gol e spesso punti. Quindi cioè, non è facile, perché obiettivamente non è facile, però siamo matti per questo, perché l'abbiamo scelto noi di farlo come Sì, ruolo. quindi è proprio dal principio, diciamo, la pazzia. Sì. Non, diciamo, non come si dice il portiere essere matto in campo, sai, il portiere deve No, urlare a quelli destra sono e manca, scemi, quelli sono oppure... scemi. Quelli Quindi sono scemi, è è una diverso. cosa radicata già da prima. Sì. E mi chiedo anche se ti sarebbe piaciuto un'esperienza nel calcio estero. Ma sinceramente non c'è, cioè, io credo che dipenda tanto anche dai luoghi, perché ovviamente, cioè, il nostro, io continuo a dire che, anche se magari tanti non ci credono, che sia un bel calcio, cioè il calcio italiano, fino a prova contraria, è sempre stato uno dei paesi modello, no? Poi magari si può avere un po' più di difficoltà negli ultimi anni rispetto a altri posti che li guardiamo a bocca aperta come se fossero chissà che, però io sono convinto sempre che il nostro sia un ottimo e un validissimo calcio. Ovviamente, per tutto quello che c'è adesso, quindi magari la facilità anche di visibilità degli altri paesi, ti affascina la possibilità di pensare di poter fare un'esperienza all'estero, no? Però logicamente, e io vedo anche che tutti i portieri che comunque sono stati fuori tornano da noi più arricchiti, cioè, posso prendere per esempio Piacelli, Scuffetti, comunque è tornato e sta facendo benissimo anche in Serie A, quindi nel senso è una cosa che va considerata, perché non è, cioè, potrebbe essere una cosa che fa bene al bagaglio di un giocatore. Ok, e non avessi, diciamo, tra virgolette, paura di affrontare una scuola portieri diversa dalla nostra? Sì, di quello sarei terrorizzato. Però ovviamente, come ho detto prima, può servire tutto, perché può servire tutto, anche altri spunti di un altro modo di insegnare ai portieri può essere utile, perché bisogna anche non essere, diciamo, ottusi di pensare che tutto quello che facciamo noi è giusto, però bisogna anche, secondo me, essere consapevoli che spesso quello che facciamo noi è giusto, perché da che mondo è mondo, i portieri sono sempre stati tecnicamente quelli con qualcosa in più. Quindi, nel senso, ben venga se c'è da vedere altri tipi di altre culture, altri metodi di lavoro, ci mancherebbe altro. Perché comunque poi alla fine un portiere deve andare in campo e essere efficace. Punto. Come si arrangiasse, però deve essere efficace. Logicamente io sono convinto che il nostro sia un ottimo metodo di far crescere, di insegnare ai portieri. Quindi la curiosità di vedere altre culture c'è. Quello sì. Ovviamente io spesso guardo, valuto, dico, poi tendo a dire, secondo me, come facciamo noi è meglio, però poi dopo quello sta sempre al campo. Se uno va in campo e parasse come vuole, cioè, nel senso. Se tu ti caleresti, ma ecco, nella mentalità di cambiare i gesti tecnici che ti hanno insegnato, siccome tu hai fatto una scuola italiana da quando eri piccolino, arrivato a 29 anni, 30 anni, te la sentiresti di cambiare il tuo modo di parare a livello puramente tecnico? Allora, io credo siano due cose fondamentali. Uno, provarci, perché provare ci sta di provare qualsiasi cosa se ti può portare a un miglioramento. La cosa, secondo me, più importante è, cioè, far credere e far prendere consapevolezza al portiere. Possiamo prendere per esempio me, così come credo anche altri, del perché è meglio magari provare a fare una cosa piuttosto che un'altra, cioè quali possono essere i vantaggi che io ne traggo, soprattutto magari, che ne so, per il tipo di caratteristiche che posso avere io. Quindi magari, secondo me, vedendoti te che sei in questa maniera, ti faccio fare un altro tipo di lavoro che è sempre bene o male la stessa finalità, però con delle tecniche diverse per vedere se puoi avere un miglioramento o no. Quindi, secondo me, è lì la cosa importante, farla provare, perché comunque, senza prova niente, è da pazzi dire no, a prescindere non mi serve.
E soprattutto cercare di capire il perché fai quella cosa lì e che benefici ti può dare. Io sono convinto che con questo mix potrebbe anche funzionare, nonostante che comunque poi quando inizia a essere un po' più in là con l'età, un po' più grande, certo, dopo far cambiare anche a un giocatore le abitudini o quello che è abituato a fare, cioè, non è facile, magari con un portiere o con un ragazzo più giovane ci si può lavorare meglio. Anche in queste cose. Ok, no, ti faccio questa domanda perché è un tema ricorrente poi non solo del podcast, ma in generale, no? Dei portieri stranieri che comunque in Italia hanno migliorato esponenzialmente quello che erano. Io faccio sempre l'esempio di Szczęsny perché sono tifoso della Roma, quindi ho visto dagli inizi, quando è arrivato a Roma, poi dopo fino adesso. Quindi secondo me lui ha cambiato proprio radicalmente il modo di interpretare il ruolo. E adesso, secondo me, è uno dei migliori portieri non solo in Italia, anche in Europa. Quindi ti faccio questa domanda: siccome non hai fatto esperienza all'estero, se te la sentiresti non di giocare all'estero, ma di cambiare, come è successo ai portieri stranieri qui in Italia, il modo di parare? Perché poi i No, risultati si sono visti degli altri. no, ma io su quello senza nessun tipo di problema. Cioè, per me se ci fosse da sperimentare cose nuove, cioè nel senso, l'ho sempre fatto, quindi, no. Poi magari a volte ho detto non mi trovo, non mi piace, magari anche più per posizione presa, perché sono sempre stato abituato a fare magari un'altra cosa. Però sempre provandolo, cioè io non ho mai detto a priori no, perché secondo me è sbagliato. Certo, dico, sono più i portieri che vengono dall'estero e trovano dei miglioramenti in Italia che non il contrario. Ma questo non perché lo dico io, perché comunque c'è un dato di fatto che dice che la Statistiche. scuola portiere in Italia è sempre stata una delle migliori. Perché comunque a livello noi secondo me a livello tecnico lavoriamo benissimo. E questo che significa? Io credo che un portiere, soprattutto quando poi inizia ad avanzare con l'età, si rifugia nella tecnica per continuare a parare, perché poi dopo non sei più reattivo come prima, non hai più la stessa forza di prima. Quindi quello che ti aiuta è la tecnica e la posizione. Quindi magari l'esperienza ti porta a avere delle letture che magari quando sei più giovane non hai, quindi a essere posizionato anche meglio. E poi dopo però ti serve di essere anche tecnicamente bravo. E io, per esempio, ho fatto l'esempio di Szczęsny, a me Szczęsny tecnicamente mi sembra un portiere che è molto, molto, molto migliorato. Tanto è vero che da quando è arrivato alla Roma, come dicevi te, dalla Roma è andata alla Juve, quindi le squadre che ha girato in Italia sono sempre state i top team. Altrimenti non l'avrebbe fatto non avrebbe fatto questo tipo di carriera, no? Perché ci sono tanti Sì. portieri che sono arrivati in Italia. E però poi non sono riuscito a rimanere sempre al top in Italia. Invece, per esempio, lui a me personalmente nel portiere piace molto perché tecnicamente mi piace, lo vedo pulito nei gesti, posizionato sempre giusto. Quindi, tanto è vero, gioca nella Juve. Sì, poi entra anche la componente mentale, secondo me, sia nell'età avanzata sia nell'età giovane, perché come hai detto tu, ci vuole comunque anche l'umiltà di capire che quello che hai fatto prima non che era sbagliato, ma magari intraprendere un percorso nuovo ti porterebbe più benefici che altro. Invece magari un portiere già diciamo, no, anziano, perché mi sembra una parola brutta, diciamo, un portiere con una carriera già inoltrata, ecco, magari si rifugia anche nei convincimenti che ha, non solo nell'esperienza e nella tecnica, magari. Ecco, io ho sempre fatto questo, mi è sempre andata bene, continuo così, non provo proprio per Sì, niente. no, ma è così. Poi magari uno inizierà dicendo: ma come io ho questo tipo di età, questo tipo di carriera che mi ha portato fin qui, ma per quale motivo in questo momento dovrei cambiare? E quindi è difficile da accettare, da capire, no? Però uno, secondo me, a prescindere dovrebbe provare sempre a fare qualcosa di diverso da quello che è abituato a fare, perché poi dopo possono venire fuori degli spunti che magari uno dopo dice no, non mi interessano, oppure ti possono portare a fare dei miglioramenti. Quindi quello è importante. Va bene, Andrea. Io penso che un'oretta può andar bene. Ti lascio alla tua famiglia e ti ringrazio per
per la disponibilità, ti ringrazio ancora una volta. E di che? Grazie alla chiacchierata, è stata molto interessante. Anche per me, grazie anche a te, a tutti gli altri che ci sono dietro. Sì, no, di solito io ho un partner che è mio fratello con cui abbiamo iniziato Ok. questa avventura, però purtroppo no, oggi non è potuto essere, non c'è, quindi mi sono dovuto anche un po' arrangiare da solo, anche perché non sono io, diciamo, quello che parla meglio e articola meglio le cose. Io No, mi no, limito a, però sei penso stato di più che essermela chiaro, cavata. alla grande proprio, alla grande. Grazie. Vabbè, E grazie a ti voi. chiedo di salutarmi il mister Zambardi, che Va l'ho bene. sentito anche un po' tempo fa, e è stato un piacere quando ho lavorato con lui già 6-7 anni fa, e mi ha dato molto. Ma dov'eri con lui? E io ho fatto il ritiro Ascoli. Poi l'anno Ah, che poi sei ok. arrivato tu, mi sembra. Tu arrivasti, io andai in prestito alla US Stabia. Eh sì, arrivai a gennaio, mi sembra, di quell'anno lì, che c'era Ivan e... Aspetta, poi c'era Bacci, mi sa? Sì, comunque quell'anno Sì, lì, forse, bah, può sì, feci essere. lo scambio, con Bacci. Lui venne dalla US Stabia all'Ascoli, io andai all'Ascoli alla US Stabia. Ok. E ho Va bene, te lo avuto modo saluto. di lavorarci quel mese. Questo metodo mi è rimasto incuccato da allora, e sono stato Sì, no, contento no, di. ma te l'ho detto anche prima, lui... Dice sempre un sacco di cose interessanti, soprattutto cose in cui lui ci crede e comunque ti ci fa credere anche a te, ti ci fa lavorare, ti accorgi, come ho detto prima, di quello che può essere un beneficio e io ti dico, spesso tutto quello che mi ha fatto fare, poi dopo me lo sono riportato in partita, negli allenamenti e quindi mi sono sempre trovato bene già da quando arrivai a Ascoli, anche se poi io quando arrivai feci solo 3 giorni e dopo andai via perché ebbi un problema alla schiena, vabbè, cose Sì, passate. Quindi ricordo. non, quando poi infatti mi ha richiamato 2 anni fa, io gli dissi: guarda, mister, l'altra volta sono venuto, ma non c'è stato modo di lavorare insieme. Stavolta vengo perché ci vengo volentieri a Catanzaro, perché voglio proprio lavorare con te, che sono 2 anni che comunque mi cerchi. Dici sempre che come caratteristiche potrei essere un portiere adatto a te e io mi voglio mettere alla prova perché ci credo. Vediamo che succede. E poi è È andata andata bene, quindi bene. te lo saluto. Va bene, ti ringrazio Dai. André. Ciao. Ciao e buona serata. Ciao. Allora, grazie ancora ad Andrea Fulignati per la disponibilità. E io colgo l'occasione per ricordarvi che lunedì prossimo non andremo in onda perché è Pasquetta. Però continuate a seguirci sui nostri canali social perché tutte le novità verranno da lì.